Oggi parlerò dell'opportunità offerta dal meccanismo delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, con particolare attenzione agli interventi dedicati alle parti comuni degli edifici condominiali. Qui c'è un'opportunità veramente grande perché quando si interviene si fanno questi tipi di interventi, le detrazioni possono arrivare al 70% o 75% se, a seconda della performance che si raggiunge. Se poi si eseguono anche interventi di riduzione del rischio sismico, le detrazioni possono arrivare anche all'85%. Le aliquote sono più elevate perché si vuole facilitare questo tipo di intervento e facilitare soprattutto la decisione dell'assemblea condominiale, che spesso ha difficoltà a deliberare su argomenti del genere. L'opportunità è grande perché dà un aiuto al settore dell'edilizia, che in questi ultimi anni ha avuto problemi, e quindi è un'occasione importante, sfruttando questo meccanismo che, se ingrana bene, può dare sbocco al mercato del lavoro nel settore dell'edilizia. In più bisogna spiegare che è anche possibile per gli interventi condominiali fare la cessione del credito, che è un altro sistema, che è un altro meccanismo che tende ad aiutare gli interventi anche laddove ci possono essere difficoltà economiche nei condomini.